Ottimo, ottimo, grande, grande. Bene, dai. Allora, beh, prima di tutto volevo cambiare il titolo e togliere Wall, vista la temperatura, però tenete botta, insomma. Allora, sicuramente, diciamo, il talk... Adesso? E anche quelli che stanno segando il tetto. Allora, quindi il talk di oggi è evidentemente, non c'è niente di tecnico, ma si parla di aspetti appunto umani, quindi dal punto di vista sociologico. Chi ha visto anche l'intervento prima dello psicologo prima, sicuramente, ecco, il tema è quello. Bene, sono qui a nome di Isacca, che dopo vi faccio una rapida panoramica. Io sono, diciamo, nel board di Isacca, ho curato alcune pubblicazioni sui penetration test, sulla violazione dei sistemi SCADA. L'anno scorso ho fatto una pubblicazione sulle polizze cyber, quindi praticamente oggi presento la pubblicazione che stiamo curando, appunto, sul social engineering. Isacca è un'associazione, diciamo, mondiale, che ha è una delle più grandi a livello mondiale, e ci sono tre capitoli in Italia. Noi siamo quello più giovane, è nato nel 2011, abbiamo circa 250 soci, facciamo eventi, quindi questo era lo SMAU di qualche anno fa, e facciamo sponsor per esempio alla Cyber Challenge, l'ultima che c'è stata a Ca' Foscari. Allora, lo spunto sicuramente è la problematica del fattore H. Quindi l'errore umano è la prima causa della perdita dei dati sensibili, è un problema che non è tecnico, quindi è di difficile gestione per chi è tecnico. E ci sono poche indicazioni e linee guida, quindi un po' di tempo fa avevo trattato l'argomento, e oltre al libro di Mitnick c'era un libro della Franchina sul social engineering, se qualcuno conosce la Franchina, e però c'è poco sostanzialmente, ci sono solo delle guide introduttive, e quindi non essendoci patch, soluzioni, bisognava approfondire. Tipicamente, appunto, quando vengono fatte queste pubblicazioni, almeno per me, l'obiettivo è capirne di più, approfondire e dare delle linee guida. Quindi questo è il work in progress, perché chiaramente il white paper non è ancora stato pubblicato, dovrebbe essere pubblicato, penso, per la fine dell'anno. Come dicevo, un po' il brogliaccio, insomma, di un white paper è per me abbastanza standard. Parto sempre con una survey, poi con degli approfondimenti anche dal punto di vista psicologico, magari nel gruppo abbiamo anche persone che sono sul pezzo, quindi responsabili di sistemi informativa, abbiamo un business case, quindi diciamo una campagna di awareness illustrata da un cliente, e poi chiaramente delle linee guida molto, diciamo, molto concrete, insomma, pragmatiche. Bene, quando ho cominciato a fare le slide ho cercato cervello, costruzione. Mi è venuta fuori questa roba qua su Amazon, ho detto fantastica, perché è proprio il concetto che volevo dare, no? Quindi il discorso è, supponete che questo sia una scatola di un firewall che vi arriva e dovete montarla, no? Quindi se la montate nel modo standard è chiaro che ci potrebbero essere dei problemi o non riuscite a risolvere il problema. Bisogna dare qualche aggiustatina da maker, quindi ho messo là un samurai nell'ottica che bisogna inserirgli alcuni concetti di sicurezza. Bene, queste sono le vulnerabilità umane, non sono uno psicologo, quindi non mi soffermo su queste cose qua, anche se secondo me
e ho cercato di farlo nel gruppo di lavoro, è necessario avere entrambi gli skill, quindi dal punto di vista sia tecnico, quindi conoscere le problematiche degli utenti, ma serve assolutamente anche una componente psicologica. Quindi praticamente queste, se ci fossero per esempio dei firewall, dei sistemi che in qualche modo, magari a seguito di un penetration test ipotizzate, ci sono delle vulnerabilità, e queste sono le vulnerabilità se dovessi andarle ad elencare, quindi paura, curiosità, fiducia. E riprendo anche la slide la vignetta, però poi alla fine nei sistemi di sicurezza qual è? Che uno fa tutta una serie di investimenti, adesso appunto ci sono tools di business intelligence, di machine learning, però poi hai appunto il dev che rappresenta il fattore umano, quindi la persona, e lì adesso vediamo in qualche modo gli spunti. Questo è il survey che è ancora in svolgimento, quindi una decina di domande abbastanza semplici. Vedete che il target, bene o male, dei 35 che ad oggi hanno risposto sono comunque spostati in maggior parte nei servizi e poi e nell'industria. Vedete che sostanzialmente c'è sempre la componente umana, quindi la componente in qualche modo umana, aspetti legati alle procedure. Bene. Qualche risposta. Allora, ci sono stati incidenti informatici dovuti all'errore umano, no? Torniamo al dato iniziale, c'è chi parla di picchi fino al 90%, insomma mi sembra di aver letto qualche tempo fa anche la Polizia Postale che stimava che come incidenti il fattore umano è il 90% delle cause iniziali. Però questo è il dato, insomma, almeno per quanto riguarda l'azienda, la risposta. Avendo un po' di esperienza su quello che è la parte del survey, è come fare la domanda se hai avuto incidenti di sicurezza informatica, quindi considero sempre già questa che è molto alta, perché normalmente è attestata rispetto sui 2/3. Quel 28 lì probabilmente è anche gente che non vuole ammettere che ha avuto l'incidente, oppure non lo sa, perché appunto il problema è che rimane nella sfera o magari dell'ufficio del personale, dell'ufficio amministrativo o addirittura del board, della direzione, no? Quindi magari mi è capitato qualche volta, quando si parla di queste cose qua, si affronta l'argomento, che il responsabile dei sistemi cade dalle nuvole perché non sa che c'è stato un incidente, magari schivato, perché non lo hanno informato, perché è stata una problematica di tipo social. Questa era una domanda in qualche modo sul come reagire. Quindi questa è in caso di incidente, le persone non IT sanno cosa devono fare. Vedete che la dimensione del cliente è abbastanza grande, quindi la risposta a questa torta qua è abbastanza evoluta. Sicuramente se avessi intervistato, se ci fossero delle aziende in fascia un po' più bassa, probabilmente quel 9-1 sarebbe molto più esteso. Però vedete che almeno nelle risposte che ci sono state c'è un discorso legato al fatto che l'incidente poi va nell'ambito di chi gestisce la sicurezza, quindi in qualche modo nell'IT. Vedete anche un segnale particolarmente evoluto, che gli utenti sanno cosa devono fare, quindi non è che arriva un incidente, succede un incidente, vado a dirlo magari ai sistemi informativi o ai responsabili della sicurezza logica, ma so già cosa fare, quindi vuol dire che in questo caso ci sono magari delle procedure di dettaglio per gli utenti. Bene, un'altra risposta è delle prove per misurare il livello di sicurezza, quindi escludendo penetration test e vulnerability assessment, se però vi interessa c'è un white paper gratuito che abbiamo curato come ISAC ancora nel 2004 sulle regole d'ingaggio per commissionare un penetration test.
Però diciamo, tralasciando un po' le cose, appunto le campagne di phishing, perché cominciano a essere in qualche modo già degli oggetti, delle cose ingegnerizzate o comunque evolute, ci sono anche dei tools automatici che fanno delle campagne di phishing, andiamo a vedere l'argomento dell'ingegneria sociale, perché è poi l'argomento insomma principale. Perché parlare di social engineering? Qui ho preso una vecchia slide di Raul Chiesa, spero che qualcuno insomma di voi lo conosca, ancora del 2009, che il concetto che appunto i bad guy hanno imparato a usare il social engineering per l'esecuzione di attacchi estremamente sofisticati. Quindi il concetto è che chi impara a fare anche social engineering dal punto di vista dell'attaccante sicuramente ha una marcia in più, anzi forse al di là della, diciamo, della concretezza, anche prima ridevamo, no, che era arrivato il file il server della CTF, è arrivato un server sbagliato, quindi hanno installato un server sbagliato, per chi ha portato il server probabilmente ha mentito, quindi adesso è arrivato il file nuovo. Chi era quello che ha portato il file prima e chi l'ha preso non era un pistola, e quindi vuol dire non ha verificato umanamente l'aspetto del mi hai dato un server che magari ho anche messo in là. Quindi chiudo parentesi. Sicuramente avete visto, se insomma seguite questo tipo di cose qua del social engineering o vi interessa la parte della sicurezza, quel bel filmato insomma dove quella donna lì spiega al marito, dall'altra parte c'è un uomo, e gli dice che in qualche modo lei riuscirà ad avere la password e diciamo i dati del conto corrente bancario, dall'altra parte l'utente gli dice no, è impossibile. E invece, facendo tutta una serie di attività, sfruttando anche, chiamiamo così, la tenerezza, perché fa sentire l'audio di un bambino, la complicità rispetto a una donna, alla fine riesce a farlo. Però qual è il concetto? Che sicuramente i social engineering oggi danno una serie di informazioni molto evolute, e noi facciamo social engineering ogni giorno, insomma, pensate voi, insomma, io faccio attività di tipo commerciale, quindi per me è uno standard, ma pensate anche voi, se avete bisogno di sapere qualche cosa di una persona, in qualche modo cercate di esplorare, magari anche una bella tipa che vi piace, andate a vedere sul profilo social magari le amicizie, gli interessi, quindi è un'attività in qualche modo di tipo sociale. Partiamo da lì, sì, quindi questo è l'argomento, il topic comunque di oggi. Il concetto è che, per esempio, questo talk che era stato fatto l'anno scorso da Mario alla Kimbo parlava proprio di veniva illustrato un penetration test che portava poi a prendere il golden ticket. Spero che sapete cos'è il golden ticket, quindi diciamo è il livello massimo in qualche modo da chi fa l'attaccante in termini di presa di controllo. E l'illustrazione, la parte iniziale appunto dell'intervento era appunto: abbiamo provato tutta una serie di strategie, diciamo di tipo tecnologico, e non si è riusciti a fare niente. Alla fine abbiamo trovato però la telefonista, quindi la segretaria, chi stava in reception, che si dimostrava insomma un tipico target dal punto di vista del social engineering, e quindi aveva una passione per i giochi per i bambini, perché il suo bambino amava insomma giocare con il cellulare della mamma, e quindi gli hanno mandato un'app compromessa che faceva da gateway dal 4G verso il wifi interno, e quindi è stato illustrato insomma poi tutti gli step successivi. Quindi questo dimostra che comunque il primo passaggio è stato proprio la parte del social engineering. Quali sono i caratteri di un social engineer? Beh, sicuramente ha abili doti relazionali, è bravo a mentire, qua è difficile sicuramente capire il fatto se uno mente, però ci sono anche lì strategie, magari non so, nell'ambito di chi fa interrogatori nella polizia, ci sono modi per capire se uno sta mentendo o no.
prevede sospetti e resistenze, si adatta al contesto, sicuramente il paziente, ma fondamentalmente non ha necessariamente delle competenze informatiche. È chiaro che chi ha tutte questi skill e anche un'alta competenza informatica è, diciamo, cioè non ce n'è, nel senso che sicuramente riuscirà a raggiungere l'obiettivo. Quindi, per esempio, quella lì non è una con un cappuccio in testa, che è la visione tipica dell'hacker, no? È una che poi è stata arrestata, ma sfruttando le sue competenze tecnologiche cercava di fare escalation nel mondo della moda, poi è stata arrestata. Però l'ottica è questa, insomma, quindi sintetizzando, è un venditore, quindi un qualcuno che vende, che usa il neuromarketing con finalità criminali. Non so se qualcuno di voi ha mai visto le orecchiette, io ho imparato da mio figlio, quelle orecchiette che ci sono in Giappone, che registrano le onde cerebrali, no? Che si muovono in funzione delle vostre reazioni. Chiaramente quelle dimostrano quello che sta dietro effettivamente, quindi se voi magari fingete attenzione, le orecchiette dimostrano di no, in quel momento lì non siete attenti. Quindi stare a un livello più basso, come si diceva nell'intervento che era stato fatto all'inizio di giornata, è l'aspetto più importante. Quindi come funziona l'attacco? Sicuramente è importante stabilire il contatto con la vittima, quindi il social engineering è, diciamo, una persona che targettizza l'utente, quindi o lo studia, lo analizza. Per esempio, a me è capitato, diciamo, di gestire una quasi truffa dal punto di vista dell'esfiltrazione dei soldi. È stata una cosa che è durata 6 mesi, cioè chi ha fatto l'analisi poi ha fatto un gran lavoro di studio, no? Però è chi aveva targettizzato l'amministratore delegato che doveva fare diciamo che era solo lui che poteva fare un bonifico molto sovrasoglia, e quindi è stato studiato eccetera eccetera, gli è stato inoculato con una mail di phishing per poi aspettare nel momento in cui lui faceva la transazione nell'home banking e inserirsi. Però fondamentalmente questi sono gli aspetti sostanzialmente che il social engineering tende ad utilizzare. Sicuramente non è una scienza esatta, quindi non è che ci sono proprio delle regole scritte, però questi sono, diciamo, i caratteri distintivi, quindi l'autorevolezza, l'avidità, l'abusare della buona fede era per esempio quello che si vedeva prima nel filmato che vi dicevo della donna che era riuscita, sfruttando, diciamo, la buona fede della moglie, ad acquisire le informazioni. Comunque, ecco, le figure poi alla fine, anch'io per esempio quando faccio i survey, una volta c'erano molto meno problemi, adesso fare un survey è una sorta di esplorazione, quindi anche auditor, ispettori delle tasse, diciamo persone che comunque fanno headhunting, possono essere comunque dei social engineering. Chiaramente questo relativo all'uso in azienda. Bene, allora c'è una componente legata sicuramente al cervello, e quindi il cervello è comunque, appunto, non sono un medico, però insomma, studiando un attimino questo aspetto, è legato a una divisione del cervello in 3 componenti, quindi il cervello razionale, il cervello intermedio e il cervello primitivo. Qual è il problema? Che sicuramente la decisione viene fatta dal cervello primitivo, perché è quello, diciamo, quello che abbiamo, diciamo, dalle basi, da quando c'è stata l'evoluzione dell'uomo, quella è la base, insomma, e su questo è il social engineering cerca di sfruttare questo. Quindi sicuramente l'azione in emergenza richiede un qualche cosa di una decisione rapida, e quindi se io lo analizzo razionalmente, quindi ascolto poi penso, ho del tempo per decidere. Se invece tu agisci rapidamente, io sto facendo leva sul cervello primitivo. Un altro aspetto fondamentale, sempre ricordando l'aspetto, la vignetta di Dave,
è legato al problema che comunque chi è soggetto a un attacco di social engineering e ci casca non avvisa chi gestisce il sistema di sicurezza, perché sicuramente si vergogna, perché poi magari ha preso una decisione e poi razionalmente si rende conto di aver sbagliato, quindi fa fatica ad ammettere il problema. Quindi nella costruzione del firewall umano, che chiaramente diciamo passa per fare alcune azioni, bisogna ragionare che questo è l'elemento più critico, quindi quello che bisogna mettergli, diciamo, da informatico in business continuity, in disaster recovery, cioè è l'elemento critico, il single point of failure, diciamo, dell'impianto che è comunque il cervello nell'ambito della sicurezza. Qui adesso non vi elenco tutto, però il concetto è che, diciamo, ci sono alcuni aspetti importanti che poi sono anche utili da considerare nel momento in cui si va a creare la consapevolezza. Quindi qual è il problema? Che il cervello, in qualche modo, pensate per esempio quando l'uovo si rompe e la tartaruga va verso il mare, quindi quella è un'azione meccanica. Io in questo momento sto camminando, sto respirando, non è che sto pensando di fare queste cose. Quindi se io riesco a raggiungere il cervello primitivo e allenare il cervello primitivo, riesco a fare un passo in avanti, quindi riesco in qualche modo a risolvere il problema. Quindi questo vuol dire che un altro esempio è: io non posso saltare 2 metri, diciamo fare un salto in alto di 2 metri, no, ma se mi alleno man mano, magari se perdo 120 kg ce la farò, insomma, o se mi crescono le ali. Quindi il concetto è che serve allenamento lavorando sul cervello primitivo. Quindi anche qui il mix delle competenze di uno psicologo rispetto a un tecnologo sono comunque fondamentali, perché parliamo sempre di aspetti di sicurezza informatica. Sicuramente fare prove di social engineering ha dei vincoli. Qui è riportata una sentenza, quindi fare dei test di social engineering è abbastanza delicato, perché va a toccare comunque la sfera personale. Quindi non ci si può esagerare, no? Se io identifico che una persona agisce cerebralmente in un certo modo, stiamo toccando la sfera personale. Se eventualmente l'argomento vi interessa, nel 2016 avevamo fatto un webinar con una delle aziende che lavorano con me, diciamo specifica sul social engineering, e quindi un'altra cosa dove era riscontrato anche la poca consapevolezza del problema è che il numero di partecipanti in quel caso lì rispetto ad altri era molto basso, quindi poche persone erano interessate all'argomento, quando invece è sicuramente un argomento assolutamente importante. Parliamo dei miei, però parliamo anche degli altri, quindi il firewall, il firewall umano riguarda anche gli altri, quindi le fake news sicuramente è un ottimo strumento, in questo caso per esempio la compromissione ancora nel 2013 dei profili dell'Associated Press che dichiaravano che Obama era morto, era stata fatta in modo intelligente, quindi ne avevano compromessi 2. Sicuramente chi ha fatto l'operazione, e quindi ci sono stati quei 5 minuti di break di terrore totale, poi la notizia si è stabilizzata, però la persona appunto oggi probabilmente ha le caima e non si preoccupa di lavorare, quindi ha sicuramente fatto un bordello di soldi in quel momento lì. Questo è un caso abbastanza datato, questo è un caso abbastanza recente, quindi per esempio i danni legati al brand, e quindi in qualche modo la problematica di cosa pensano le persone attraverso i social media, se l'informazione è falsa, è una cosa importante. Mi è capitato qualche tempo fa per un cliente, quindi un'azienda del Nord-Est, che avevano caricato, loro facevano stufe, avevano caricato un filmato della loro stufa che scoppiava e non riuscivano a toglierlo, però era palesemente un filmato falso, ma gli creava un grosso danno, quindi una perdita, chiamiamo così, di sicurezza
di credibilità anche da parte dei propri clienti. Quindi il problema è, in qualche modo, anche qui c'è una componente umana che va gestita, quindi dopo andiamo a vedere un minimo di aspetti legati alla remediation. In questo caso, per quanto riguarda le fake news, il concetto è quello della monitorizzazione. È importante monitorizzare, perché in qualche modo anch'io tendo, per esempio, io stesso tendo a leggere le informazioni che mi interessano, quelli che hanno una tesi a contrasto non vado a leggere, e quindi questo dato è assolutamente un aspetto importante. Quindi firewall interno è un conto, firewall esterno è un altro da tenere in considerazione. Bene, campagne di awareness. Quindi io considero che questi siano i 10 comandamenti. Scusate, quindi oggi, chiaramente nel 2018. Quindi questi sono tutti i temi che in qualche modo vanno o devono essere trattati in una campagna di awareness. Anche qui devo fare delle cose graduali, quindi dopo magari vediamo un dettaglio, cioè aspetti tipo la immediatezza sono concetti molto importanti, proprio perché il cervello primitivo è visivo, quindi vanno molto di moda i cartoni animati. Non so se qualcuno di voi ha visto tipicamente quelli delle banche che arrivano, perché lì la preoccupazione della banca è quella di istruire sul fatto del phishing, della truffa, sull'on banking. Quindi però sfruttano chiaramente dei cartoni animati. Quindi il concetto è, cercando di raggiungere il cervello primitivo che è visivo, l'immediatezza è un aspetto importante. La scelta, diciamo, di fare dell'attività di docenza de visu rispetto alla cosa online è un po', qua viene dall'esperienza, qual è il ritorno di un'attività magari usando dei tools, quindi i famosi utonti che devo istruire, no? Che se io gli do dei tools, vabbè, questo è un esempio di Kaspersky, ma qual è cosa ci si aspetta dall'altra parte? Che uno sta leggendo il giornale, che fa avanti, 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 e poi a un certo punto si rende conto che non vanno più avanti le slide, deve rispondere. Quindi che tipo di ritorno pensi di avere facendo questo tipo di attività? Sicuramente con una persona competente che si confronta è un aspetto fondamentale. Magari se ti faccio vedere, se ho fatto prima delle campagne di phishing, ti faccio vedere i risultati, ti spiego i concetti, normalmente hai pochissimo tempo da dedicare, però la docenza ha comunque un ritorno sicuramente maggiore. Magari, ecco, in termini di portafoglio c'è sempre il vincolo, appunto, che l'informatica è sempre un costo, e anche la sicurezza. Come si fa una campagna? Come vi avevo detto nell'indice, nel white paper c'è anche un business case, perché nei white paper che ho fatto sempre, quasi sempre insomma in passato, ho sempre chiesto comunque a un cliente, diciamo, che abbia qualche cosa di significativo, di illustrare il suo progetto specifico all'argomento che viene trattato. Quindi questa è il diagramma, i punti fondamentali di una vera campagna, che poi ha portato per esempio alle creazioni di cartoni animati. È una campagna molto lunga, perché appunto il discorso è che se devo arrivare, chiamiamo così, a basso livello, se mi brucio tutto facendo, non so, qui c'erano 5 cartoni animati, se faccio tutti i 5 argomenti in una volta non riesco a ottenere. Quindi se dilaziono la cosa in 2 anni, sicuramente l'utente appunto comincia ad essere allenato. Sicuramente devo capire anche quali sono, diciamo, cosa voglio, quali sono il target, perché giustamente, appunto, soprattutto per problemi anche di budget, cerco di confrontarmi o di mirare a quelli che hanno i gioielli della corona, quindi chi ha le informazioni, chi ha la possibilità di fare transazioni finanziarie all'interno dell'azienda, sono i primi che devo istruire. E ahimè, soprattutto quando si parla proprio con gli apici dell'azienda, magari soprattutto, diciamo,
nostro territorio del nord-est, no? Pensate, il titolare dell'azienda che dice: figurati se io faccio un corso sulla cyber security, non lo farò mai, però lui è il target principale, e quindi riuscire a raggiungere quel tipo di utente lì è molto difficile. Sicuramente, ecco, l'analisi della situazione è un aspetto importante. Tutto l'awareness non è, ecco, è l'allenamento delle persone, no? È la strategia per, chiamiamo così, fare l'hardening del firewall umano. Però devo avere sotto controllo comunque la situazione. Questo è il diagramma radar della 27001. Uno dei presidi, quindi uno dei controlli specifici della 27001, è anche il livello di formazione che hanno i miei utenti. Quindi ipotizzate, io sono bravissimo, ho tutto, ho zero sulla formazione dei miei utenti, probabilmente è quello il tuo grande problema. E a volte, insomma, parlando in azienda, cerco di far capire che non sta nel campo dell'IT, ma sta nel campo delle risorse umane. Magari neanche le risorse umane sono un utente evoluto, ma sono un utonto a un livello spaziale. Quindi è un problema di risorse umane, non tanto di IT. C'è un problema: lascio campo libero al mio utente? Magari uno potrebbe sbagliare nell'azione, no? Quindi avere comunque delle basi di partenza dove come minimo responsabilizzo l'utente sono gli aspetti fondamentali. Quindi il regolamento informatico che magari uno quindi che viene fatto firmare, la persona che viene assunto deve avere comunque delle linee di riferimento. Magari vedi dei vecchi regolamenti informatici di 3-4 anni fa, che sono vecchi, quindi il concetto che si diceva prima, la lunghezza della password, piuttosto che le password mnemoniche che non sono AK12, eccetera, eccetera, sono concetti che vanno comunque passati, perché per esempio facendo attività appunto di audit anche delle password, magari l'utente non sa che nei dizionari di brute force ci sono anche i diagrammi, per esempio, della tastiera. Quindi tutte le forme geometriche della tastiera sono nei sistemi di brute force. E allora tu, quando fai l'audit delle password prendendo gli hash, usando Join the Ripper, ti rendi conto che dall'altra parte magari anche degli utenti o anche dei fornitori che sono magari ad alto livello, che però cascano su queste cose qua. Quindi magari vendono anche sicurezza, però hanno comunque delle lacune dal punto di vista sociale, per cui comunque non agiscono nel modo corretto. Quindi il concetto qual è? Che dovete dare delle indicazioni. Quindi la torta che diceva che l'utente sapeva esattamente cosa fare, siamo a questo livello. Cioè l'utente ha il regolamento informatico, c'è una politica aziendale, c'è il responsabile della sicurezza, telefona a lui se c'è un problema, e invece queste sono le procedure in dettaglio che vengono lette da tutti. Gestione degli incidenti di sicurezza, cosa devi fare piuttosto che restituire gli asset. Bene, vi ho detto che chiaramente è un work in progress, la call to action che dico a tutti è: l'utente è comunque compromesso. Ragionate che il vostro sistema va costruito sul fatto che dall'altra parte c'è un insider, a prescindere che sia benevolo o malevolo, c'è un insider. Quindi bisogna ragionare, secondo me, sugli obiettivi, considerando appunto il cervello primitivo. Quindi non fare cose tipo delle iniziative one shot, cioè devi allenare il cervello delle persone, devi riuscire a fare, a creare il collegamento fra le cellule del cervello, ma qua sicuramente un medico è più esperto di me, perché le azioni vengono fatte in modo inconsapevole, quindi la reazione, il sospetto in qualche modo va introdotto negli utenti. Non un'attività one shot, ma un'attività continuativa, perché vi ho detto, se voi fate un'attività one shot,
ragionate sul razionale, cioè fate un'iniziativa legata al razionale. Sì, ho capito, no? Tu fai una campagna di phishing, se tu per 6 mesi hai l'utente che ha le orecchie alte 1 chilometro, no? Però al 7° mese comincia di nuovo a rilassarsi. Quindi diciamo è un qualche cosa che va ripetuto nel tempo, è proprio un processo, proprio perché è umano, quindi non è che lo peccio e ho risolto il problema, devo andare avanti. Devo capire il livello di maturità dei miei utenti e definire delle regole, quindi faccio delle regole in funzione degli utenti che ho. Non fate niente di sicurezza informatica, nessuno, è inutile che faccio un regolamento informatico spaziale da 40 pagine, l'utente non me lo leggerà mai, quindi devo capire il livello di maturità e poi costruire poi delle regole. Sicuramente questi per problemi di budget, partendo sempre da chi è più critico, perché insomma è come sono i concetti di base quando si fa un penetration test, se io vado devo comunque difendere i gioielli della corona, quindi magari faccio delle VLAN. Il concetto è che la VLAN principale sono i quadri, i livelli, il top management. Insegnare a essere sospettosi, quindi insegnare a verificare quindi i concetti di two-factor authentication, cioè verifica chi hai dall'altra parte, no? Se no quello che ti ha portato il server della CTF ti ha piazzato lì un server compromesso e tu lo hai anche messo in LAN, quindi il concetto è sempre verificare. Contenuti brevi e non tecnici, quindi anche qui agganciato al concetto della sfera personale, questa è una mia opinione, che se quando parlo di awareness ti spiego per esempio che un cryptolocker ti fulmina le foto delle vacanze, tu mi ascolti. Poi magari in azienda sei attrezzato per essere resiliente, no? Però fondamentalmente a me è importante che riesco a infilarti il missile della consapevolezza. Quindi puntando su concetti sulla sfera personale, secondo me si riesce a ottenere di più. Formare anche le controparti, perché ahimè, al di là magari per quanto riguardava le fake news, tipicamente in un problema tipo man in the middle, man in the mail, c'è anche dall'altra parte, quindi io sono bello super protetto, super sicuro, sì, ma l'altro ha compromesso l'altra parte e quindi si è messo nella tua comunicazione, poi alla fine c'è una perdita magari di soldi e cosa fai? Lo denunci, gli chiedi dei soldi, cioè probabilmente dovete transare, quindi devi anche formare la controparte. Bene, concedetemi, sono qua come Isacca, un momento di barchetta. Allora, è un'associazione no profit, per me, per quanto riguarda la parte di Isacca, nella formazione è importante gli aspetti vendor neutral, quindi sono aspetti assolutamente importanti. Chi lavora nell'ambito della sicurezza e magari è andato un po' in giro per il mondo sa che se non ha questo tipo di certificazione nelle aziende più grandi non viene neanche preso in considerazione. Rispetto ai concetti, chiamiamo così, di ethical hacking, che siamo qua in un hacker camp, siamo a un livello un po' più alto, però ahimè poi chi decide, magari chi apre il cordone della borsa, sta più ad alti livelli, inutile che gli parlate di tools particolari, no? Dovete parlare la sua lingua e quindi con questo tipo di cose qua riuscite a parlare la sua lingua. Quindi se vi interessa, eventualmente poi mi chiedete, insomma, i corsi iniziano a settembre. Queste qua sono le top certificazioni in generale, vedete che le prime, la prima e la seconda sono il C-RISC, quindi la valutazione del rischio, il CISM è appunto il Certified Information Security Manager, e poi il CISA che è il sesto, io sono CISA, insomma. Bene, io ho finito, se non avete ancora risposto al questionario fatelo, quello lì è il link, che così ampliamo il campione. Se invece vi interessa partecipare al gruppo di lavoro, coordinandolo, sono molto disponibile, insomma, se c'è qualcuno che vuole aiutarmi, quello sulle polizze cyber ha avuto un buon riscontro, quindi abbiamo fatto anche alcuni seminari anche all'estero, proprio perché era assolutamente vendor neutra e il valore era stato buono, insomma. Bene, se ci sono domande...
traumatizzati dal caldo. Anch'io, io ho sudato anche le... Bene. Ciao Luca. Grazie. Ho visto che parlavi di passo. Sì. Scusa, se sono le pile che sono un pochino forse. Sul tema delle password, dove lavoravo io fino all'altro ieri, praticamente avevamo tutte le regole delle password, compresa quella fatidica, maledettissima, che bisogna cambiarle ogni X tempo, no? Quindi il risultato lo sappiamo tutti qual è. Penso che tutti abbiamo gli utenti che hanno una password che è fatta dal nome del gatto, mese e anno. Perché come fai a chiedere una password robusta che deve essere modificata ogni tre mesi? Cosa fare per fare per mitigare questo? Ecco, su questa cosa qua purtroppo pende ancora il discorso che è un requisito di legge. Ancora dalla vecchia legge sulla privacy abbiamo che la password deve essere cambiata ogni 90 giorni, se no ti arriva il garante e ti arresta. Adesso c'è questa nuova novità del nuovo regolamento che dovrebbe dire: sei tu che valuti il rischio e sei tu che decidi se il rischio è giusto correrlo così o correrlo cos'ha. Io fino ad oggi ho interpellato tutti gli avvocati che ho trovato che parlavano di GDPR, ormai di GDPR parlano anche i pescivendoli. Non ne parlo neanche più. Avrei veramente scassato, vabbè, no? Ma ormai ne parla chiunque anche senza cognizione di causa, e non ho trovato una risposta che sia una che abbia un senso. Cioè, ma forse rimarrà il vecchio perché il vecchio c'è ancora qualcosa di buono che del nuovo invece non c'è, eccetera eccetera. Insomma, detta fuori dai denti, avrei avuto piacere di mettere finalmente nella mia azienda la regola che la password te la scegli una volta e te la porti dietro per tutta la vita. La scegli bene, la fai buona e te la porti dietro per tutta la vita, a patto che chiaramente non te la consideri compromessa, allora sì che te la cambi. Ma io non ti costringerò mai a cambiare una password che ti sei scelto con tutte quelle accuratezze lì. Come si fa a saltarne fuori? Sicuramente il tutto è legato anche alla potenza di calcolo dei sistemi di brute force. Quindi, per esempio, una password a 8 caratteri oggi la considererei debole. Quindi, magari leggendo i regolamenti informatici, trovi ancora password da 8 caratteri. Secondo me, oggi 12 comincia a avere senso. Però, giustamente, come diceva lo psicologo, e tu non hai partecipato all'evento, diciamo al talk precedente, appunto le password, quelle ipercomplesse, caratteri, cioè non te le ricordi, diceva che, io non lo sapevo, hai una capacità di memorizzazione, il cervello, quindi lì non ce ne avevi fuori, più di 7 caratteri non riesci a ricordare, 8 forse, ma quindi vuol dire che 12 non ci arriverai mai. Se però invece tu trasformi la password in una frase password con dei blank, è sicuramente una strategia ottimale, cioè l'utente riesce a ricordarsela. A quel punto lì i 12 non è più un limite, perché se tu fai una frase magari con qualche minima complessità, sicuramente, diciamo, riesci a trovare. Le password però sono il vero reale problema, perché facendo attività di penetration test, credimi che nel momento in cui tu lo fai, cioè chi fa l'attività poi sfrutta sempre il concetto della password, quindi o la indovina o è particolarmente semplice e poi fa escalation. Quindi se non hai un password manager, diciamo, l'unica, il mio consiglio è, perché io ragiono sempre, ma sono molto pragmatico, insomma, nelle cose, secondo me vale la pena modificare il regolamento informatico, portarlo a una lunghezza maggiore, introducendo il concetto delle frasi. Per fregare l'utente, un trucchettino qual è? Sicuramente, diciamo, se tu con la policy dell'Active Directory non è che ne vai fuori, no? Cioè hai comunque certi limiti di... Se ti attivi magari sfruttando, appunto, con Join the Ripper, l'audit delle password che va a prendere gli hash, lì riesci in qualche modo a, diciamo, far finta, riesci a simulare per l'utente che la password sua non viene accettata perché è troppo semplice, ma la segnalazione ti arriva da Join the Ripper, hai capito? Perché l'Active Directory non riesce a implementargli quella cosa lì. Quindi la semplicità la giri con questa cosa qua. Poi se tu sei in qualche modo chi ha
le chiavi, e quindi chi gestisce questo tipo di cose, gli forzi la disabilitazione dicendo che il sistema è molto intelligente e ha detto che la tua password non è accettata secondo delle policy di sicurezza. Questa può essere una strategia, però ecco, come vedi, cioè bisogna sempre inventarsi, no? Dave è una cosa. Sicuramente la semplicità della password con le frasi è assolutamente facilmente inseribile. Io non ho mai letto un regolamento informatico che dice che la password deve essere fatta da frasi, appunto, da frasi semplici. Sono tutte le classiche maiuscolo, numero, punto esclamativo, 8 caratteri tipicamente, no? Quindi vuol dire che anche il regolamento informatico di 10 anni fa non può essere più il regolamento informatico del 2018, come non lo potrà essere nel 2020. Cioè è un qualche cosa che si adegua, come le procedure, come le politiche di sicurezza. Cioè nella sicurezza, quello che vi dicevo io, i punti di attenzione oggi, i 10 comandamenti, fra 2 anni forse non esisteranno anche più. Sì, però ecco, yes, però cioè lì il concetto è sempre, no, che dopo devi scendere sul campo, no? Cioè nel senso che grandi cose, grandi trattati, cioè procedure. L'altro giorno, insomma, una persona molto illuminata, secondo me, ha detto che una procedura più di 4 pagine non può essere letta. Ho detto: cazzo, hai ragione, è assolutamente vera. Ma sì, no, ma gli ho detto: ma solo la ciccia, o quindi anche tutte le cagate delle premesse, no? Perché a volte chi le crea sono generatori di carta. Il concetto è che sì, chiaramente intendeva la ciccia, perché il concetto è che l'utente più di 4 pagine non può leggere. Fare lo shrink di una procedura magari da 30 pagine che ti racconta la storia dell'orso è un po' difficile, ma se no l'utente non te la legge, e quindi non riesci a tornare a quel coso che dice: ah, utente, hai visto il problema, sai cosa fare? Ah sì, faccio così. Se no va sempre all'ufficio sicurezza, all'ufficio IT, e gli martella, diciamo, i Paesi Bassi. È un sistema automatico che sta ridendo, quindi se gli passa qualcuno davanti, ma credo sia andato solo in lupo. Bene, dai. Grazie.